Bene, allora, sempre con l'orfismo, ho notato, piccola faccezia, che anche il video che segnava prima 170 visualizzazioni, che mi aveva sconcertato, adesso ne segna molto di meno, vedo una cinquantina al massimo. Cioè, sì, probabilmente, non so, si sono accorti di qualche sbaglio e allora le hanno ridotte. Io ero tutto contento perché diceva, evidentemente è un argomento che ha molto successo, no? Invece sembra più o meno che siamo sempre là. Ecco, anche se a dire il vero ho notato che gli iscritti, e spero che lì non ci siano improvvise riduzioni, ma il numero degli iscritti varia sempre continuamente, sale e scende. Comunque tendenzialmente il mio tende a salire sempre. Anche gli iscritti sono aumentati, evidentemente l'argomento sull'orfismo interessa, per fortuna, perché ci tengo molto. È un argomento importante, no? Perché appunto l'orfismo, che pochi conoscono, in realtà ha la sua importanza, secondo me, nella storia della formazione dell'Occidente, perché è stato il primo movimento religioso di tipo spiritualistico, cioè che tende a porre l'accento sull'immortalità dell'anima, sulla vita oltre la morte, no? E oddio, magari non il primo in assoluto, c'erano anche i misteri eleusini, che erano un'altra religione ancora, che era diversa da quella orfica. Ma anche, cioè, anche esso, insomma, ha posto l'accento sulla vita dell'aldilà e diciamo che mentre i misteri eleusini erano localizzati appunto da Eleusi, l'orfismo invece possiamo dire, abbiamo ragione di credere che si sia diffuso e in qualche modo i concetti tipici dell'orfismo sono arrivati fino ai giorni nostri, come potremo vedere, no? Allora, ero rimasto appunto al brano aristotelico, in cui appunto lui, Aristotele, spiega come possono essersi formate certe credenze, no? Cioè l'idea che nell'uomo ci sia un elemento divino che gli viene dall'esterno, dall'esterno del suo corpo, che si incarna nell'uomo, no? E che lo rende capace di determinate facoltà superiori. Il nuovo schema di credenza consiste dunque in una concezione dualistica dell'uomo che contrappone l'anima immortale al corpo mortale e considera la prima come il vero uomo, o meglio, ciò che nell'uomo veramente conta e vale. Si tratta di una concezione, come è stato ben notato, che inserì nella civiltà europea un'interpretazione nuova dell'esistenza umana. Cosa significa questo? Si parla di civiltà europea perché la civiltà occidentale, no? Adesso si chiama occidentale, prima si chiamava civiltà europea, prima ancora si chiamava civiltà greco-romana e all'origine di tutto si chiamava civiltà ellenica. Cioè noi dobbiamo sempre ricordarci che l'Occidente è nato nell'Ellade, quella che noi chiamiamo Grecia. A me piace chiamarla con il suo nome originario, quello che gli danno i suoi abitanti, Ellade o Ellade. E i suoi abitanti elleni. La civiltà ellenica è alla base della civiltà occidentale e i concetti base della civiltà occidentale sono nati in Grecia. E lo stesso metodo scientifico, possiamo dire, ha cominciato a nascere in Grecia e se avesse avuto modo di svilupparsi, se appunto la civiltà ellenica non avesse dovuto subire un regresso, prima con la conquista di Roma e poi ancora peggio con il crollo dell'impero romano, avrebbe potuto, e diciamocelo anche probabilmente anche con il fatto che il dogmatismo teologico della Chiesa ortodossa, della Chiesa greca, sicuramente ha influito sul blocco del libero pensiero, sviluppo del libero pensiero e quindi anche del pensiero scientifico
in Grecia, a parte il fatto che ormai la stagione dei grandi pensatori era finita da tempo. Fatto sta che in Grecia si è cominciato a vedere l'albeggiare di un progresso scientifico e tecnologico che dette anche dei risultati notevoli, no? Ecco, non dimentichiamoci che furono i greci a scoprire, che fu un elleno, a scoprire che la Terra non è piatta, no? Ecco, Eratostene calcolò la circonferenza della Terra servendosi della diversa inclinazione del Sole a due diverse latitudini. Ecco, risultato notevole che dimostra una mentalità scientifica. Oltre a questo, però, oltre appunto diciamo, l'albeggiare delle conoscenze scientifiche, anche quelle, anche il sapere umanistico, quindi la filosofia, la poesia, il teatro, provate a pensare al teatro greco, le tragedie greche vengono rappresentate ancora oggi, cioè un'eredità che non è stata dimenticata, che viene ancora studiata, eseguita, no? Quindi pensate poi alle statue greche che in fin dei conti cioè, sono appunto l'inizio della storia della scultura occidentale, no? Cioè, i canoni della bellezza ellenica si sono trasmessi alla cultura romana e da lì poi a quella rinascimentale, quella moderna. Oddio, adesso la scultura oggi ha un significato tutto diverso, però come vedono certe sculture, comunque è un fatto, cioè bisogna sempre tenere fermo l'idea che dalla Grecia viene quasi tutto, cioè quasi tutti i semi che sono sbocciati nell'Occidente, anche la democrazia per esempio, Atene fu la prima democrazia d'Occidente. Allora, fermo restando questo, no? Cioè anche la svolta segnata dall'orfismo fu una svolta che segnò poi tutto l'Occidente. L'idea che appunto nell'uomo c'è un elemento divino immortale, no? Che ha più valore della sua corporeità. Quanto più valore dipende a seconda delle epoche, delle religioni, no? Per alcuni, appunto, l'anima ha più valore del corpo, ma il corpo comunque ha un grande valore. Per certe altre, per certe altre epoche o in base ai movimenti religiosi, il corpo, ha un valore quasi nullo. E anzi, è un carcere, è un disvalore, è un carcere da cui bisogna liberarsi. Vedremo che anche per l'orfismo è così. Però, per fare un altro esempio illustre, per far capire quanto ha segnato l'Occidente, non solo l'Occidente, anche l'Oriente, questo nuovo concetto, pensate alla setta dei Catari, i cosiddetti albigesi. I Catari credevano che il corpo fosse carcere dell'anima, no? E bisognasse liberarsi da esso. E vedremo appunto la somiglianza poi anche fra l'orfismo e il catarismo, e anche con molte altre religioni, sia occidentali che orientali, no? O movimenti religiosi o concezioni comunque religiose. Dunque, che questa concezione sia di genesi orfica non parebbe cosa dubbia. Infatti, Platone riferisce una concezione a questa strettamente connessa in modo espresso agli orfici, come risulta da questo passo del Cratilo. Difatti, alcuni dicono che il corpo è tomba, sema, sema è evidentemente tomba greco, che poi non è tanto diverso dal termine soma, che significa corpo, soma, sema. Di
dell'anima, quasi che essa vi sia presentemente sepolta. E poiché d'altro canto con esso l'anima esprime, semaine, tutto ciò che esprime, anche per questo è stato chiamato giustamente segno, sema. Perché sema significa appunto anche segno, oltre che tomba. Tuttavia mi sembra che siano stati soprattutto i seguaci di Orfeo ad aver stabilito questo nome, quasi che l'anima espii le colpe che appunto deve espiare, abbia intorno a sé, per essere custodita, sozzetai, questo recinto, sembianza di una prigione. Tale carcere, dunque, come dice il suo nome, è custodia, soma, corpo, custodia, sema, soma, dell'anima, sinché essa non abbia finito di pagare i suoi debiti e non c'è nulla da cambiare, neppure una sola lettera. Dunque, allora qui vediamo che viene citato un brano appunto di uno dei dialoghi di Platone e lì ci vengono dette delle cose importantissime, cioè l'idea del corpo come carcere dell'anima. No? Come ho detto, c'è una totale svalutazione del corpo. Corpo e anima sono antitetici, non dovrebbero neanche stare assieme. Cioè, l'uomo è un'anima incarcerata in un corpo, svalutazione totale del corpo. Ma perché è incarcerata? Perché deve espiare delle colpe. Cioè, significa che la condizione dell'anima dentro il corpo non è una condizione naturale, cioè connaturata all'anima. Non è che l'anima deve incarnarsi in un corpo, anzi, essa lo è solo per ricevere una punizione. È una misura straordinaria, diciamo, come quella di mandare in galera un criminale, no? Praticamente. Noi siamo tutti un branco di criminali incarcerati, l'intera umanità, tutti singolarmente. Cioè, è molto diversa questa dottrina da quella, diciamo, del peccato originale, no? Cioè, siamo tutti peccatori perché nel più lontano passato i nostri due primi progenitori hanno mangiato qualcosa che non dovevano, anche se Dio gli aveva detto che non dovevano mangiarlo. No, e questo ci rende tutti quanti cioè meno buoni, meno perfetti di quanto avremmo dovuto essere. Avremmo dovuto nascere come degli esseri perfettissimi, bellissimi, no? Con dei corpi perfetti, invece siamo quello che siamo e quindi siamo brutti, cattivi, malati, ci invecchiamo e moriamo, cioè abbiamo tutte, ecco, mentre prima non avremmo niente. Perché no, non per colpa dell'individuo, cioè l'individuo nasce già condannato in partenza per il solo fatto di esistere, perché sono stati i suoi progenitori. Ecco, una dottrina che è molto diversa da quella dell'orfismo e dice: sei tu che prima della tua esistenza carnale, della tua esistenza corporea, hai fatto qualcosa che non dovevi, e perciò sei qui proprio per scontare quella colpa, no? Però appunto non è la tua situazione normale, devi tornare alla tua situazione normale di spirito libero dalle catene della materia, del corpo. Ora noi vedremo che quest'idea dell'incarcerazione dell'anima nel corpo la si ritrova sia occidente che oriente in moltissime dottrine, no? Da quell'epoca fino ai nostri tempi. Cioè, ne abbiamo tantissimi di esempi e anche di dottrine in qualche modo similari, perché in fin dei conti, per esempio, anche il buddismo, no, con l'idea che l'anima, il Dio dell'individuo o il sé, debba liberarsi dalla catena delle reincarnazioni per raggiungere lo stato del nirvana, che è lo stato che gli può fornire la felicità, la pace assoluta ed eterna, cioè è in fin dei conti un concetto simile. Sostanzialmente, a livello pratico, diciamo, sostanzialmente è un concetto simile. Uno dice, ma l'orfismo a sua volta, da dove è venuto? Cioè,
queste dottrine che avrebbe diffuso Orfeo, le ha inventate lui o gli sono state ispirate da qualcun altro? Magari, non so, ha viaggiato ad Oriente e ha conosciuto dei buddisti o degli induisti, oppure magari ha conosciuto dei druidi, no? Viaggiando verso nord, o magari era lui che non era esattamente un greco, ma magari aveva origini straniere o era figlio di uno straniero che in qualche modo gli ha trasmesso questi concetti. Cade tutto nel campo delle pure ipotesi. Orfeo si presume sia un personaggio storico, però così avvolto dal mito che credo che non si possa stabilire. Si possono però fare delle ipotesi, no? Cioè, uno dice, ma magari venivano dall'Oriente, qui erano dottrine che venivano dall'Oriente. Potrebbe essere invece che siano le dottrine orientali, certe dottrine orientali sulla reincarnazione, che vengono invece dall'orfismo. Uno dice, è possibile. Vi dirò, nei Veda indiani, no, che sono il più antico testo sacro indoariano dell'antica India, non si parla per esempio di incarcerazione dell'anima nel corpo, di reincarnazione, di liberazione finale dalla catena dell'incarnazione. È un concetto che si è diffuso dopo la comparsa, cioè la scrittura dei Veda. E sinceramente, da dove sia venuta questa dottrina, la dottrina della reincarnazione, sia in Occidente che in Oriente, non è ancora stato stabilito. Si dice che anche i druidi credevano nella reincarnazione. Da dove, cioè, normalmente sono i popoli indoariani che hanno elaborato questa dottrina. Per esempio, nei popoli semitici la dottrina della reincarnazione non c'è, neanche in quella camitica. In Egitto le civiltà medio orientali non parlano mai di reincarnazione, al limite si parla di resurrezione. Ma il concetto di reincarnazione è tipico delle culture indoeuropee. Appunto, Elleni, Indoariani, Celti e forse altre popolazioni, fatto sta, insomma, che si suppone che quindi deve essere una dottrina che è nata in ambito indoeuropeo. Quando, dove, come e chi lo sa? E chi lo sa, difficile stabilirlo. Vediamo che in una certa epoca ha cominciato a diffondersi. E vediamo che quell'epoca corrisponde all'era siale, alla misteriosa era siale, no? Noi vediamo che tutte le grandi civiltà, dalla Grecia ad ovest fino alla Cina ad oriente, passando attraverso Medio Oriente e India, noi vediamo che c'è passata come una grande mano che ha spiritualizzato la religiosità, il pensiero umano. Hanno cominciato a nascere nuovi concetti più spiritualizzati della divinità, ha cominciato a nascere il monoteismo. Hanno cominciato a nascere le dottrine sull'aldilà. E perché sia avvenuto questo è un fatto misterioso. I biblisti naturalmente hanno già la spiegazione pronta, no? Sono stati gli extraterrestri che hanno pensato che era più conveniente per loro venire concepiti in modo più spirituale, no? Soprassediamo sopra queste teorie campate in aria, perché in realtà quando una cosa non si sa che cosa è dovuta, ecco, non si sa, si continua, bisogna accontentarsi di questo e cercare di vedere cosa si riesce a capire dai pochi dati che siano certi, no? Ed è quello che stiamo cercando di fare noi. Ecco, noi possiamo constatare solo che in Grecia c'è stato questo cambiamento a un certo punto,
Ma poi perché sia avvenuto l'esatto meccanismo, se sia venuto dall'esterno o dall'interno della cultura greca stessa, noi non lo possiamo sapere al momento. E qui chiudo, arrivederci.